Con Indemit, con la Sancta Susanna e con Cavalleria Rusticana ci troviamo di fronte a due casi della storia della musica. Sono delle opere liriche, non in senso stretto, sono piuttosto dei film di musica. Con Indemit siamo all'inizio degli anni 20, lo stesso anno del Wozzeck di Berg, 1922, mentre con Cavalleria Rusticana di Mascagni, che è una delle opere più celebri al mondo, siamo alla fine dell'Ottocento, siamo nel 1890. Sembrano due lavori così distanti, eppure i punti in comune sono molti. Innanzitutto il fatto che, a differenza dell'opera lirica, l'orchestra è l'elemento centrale di entrambe le opere, come se assumesse la carica lirica delle voci, e quella lirica che era così tipica del canto italiano viene trasferita all'orchestra. E alle voci che cosa viene lasciato? Viene lasciata la forza del dialogo, quindi la forza del palcoscenico, della forza della rappresentazione e anche del parlato. E quindi sono piuttosto dei film di musica piuttosto che delle opere liriche, dicevamo, perché in fondo che cos'è che le caratterizza in maniera così particolare rispetto ad altri lavori? Il fatto di essere concepite in un'unica forma, cioè in un unico blocco, che nel caso di Indemit è molto breve, un'opera che non raggiunge nemmeno mezz'ora di durata, eppure concentra al suo interno tutta una carica di significati che sono estremamente forti. Il tema, per esempio, del sacro, ma anche il tema invece del profano, diciamo così, vengono mescolati in un testo e in un'opera, Sancta Susanna, che all'epoca venne ritenuta addirittura blasfema. E il compositore la ritirò e finché Indemit fu in vita non venne più rappresentata. Venne rappresentata in Italia la prima volta alla metà degli anni 70 e subito attaccata e censurata appunto per queste tematiche che accostavano l'erotismo al tema della Chiesa, diciamo, all'interno di un convento. E viceversa, Sancta Susanna, a differenza di Sancta Susanna, in Mascagni, in Cavalleria Rusticana, abbiamo appunto i temi del verismo e di Verga. In questo caso vengono tagliati in forme più vicine, anche in questo caso, a quelle del film, cioè le forme chiuse in cui in genere viene articolata l'opera lirica si ritrovano invece qui in forma di salti di immagine, di salti di inquadrature. E abbiamo scelto proprio con il regista Gianfranco Cabiddu di esaltare questo aspetto di film di musica e dare anche a Cavalleria Rusticana un'unica campata senza interruzione, come se ci fossero delle scene che dissolvono e si concatenano l'una nell'altra. Quindi vi aspettiamo per la prima, che è prevista il 18 maggio prossimo, fino a una serie di repliche che arriveranno fino al 27 maggio.